Dove te ne vai così allegra? Vado a mangiare alla Bella Napoli. Ah, è certo, ristorante e pizzeria Bella Napoli ti offre la pizza più buona dell'Oltrepò Pavese. Qualità delle materie prime, ambiente accogliente, velocità ed attenzione al servizio la rendono la meta ideale per una pausa pranzo veloce o una gustosa serata con gli amici. E poi, Pizzeria Bella Napoli ti mette l'allegria. Solo a Casteggio, in via Vigorelli 1-3, vincitore del certificato di eccellenza TripAdvisor 2015. Si è svolto sabato presso lo showroom di Gallo Mobili a Rivanazzano Terme lo show cooking tradizione in cucina. 8 cuochi si sono sfidati cucinando i piatti tradizionali del loro paese, ricette che sono state poi votate da 3 giudici d'eccezione. I vincitori hanno ricevuto in dono uno dei piccoli elettrodomestici SMEG. È una iniziativa di SMEG, fanno delle cose meravigliose, veramente un'azienda top. E different show cooking significa un giro, una tournée nei negozi, negli showroom, nelle attività commerciali che hanno SMEG e ovviamente non solo SMEG, dove hanno l'operatività di cuochi, chef, che si cimentano in questa prova che arriva all'aperitivo, parte dalle 11 del mattino, riunisce i clienti, i visitatori, eccetera, eccetera, e si arriva all'aperitivo della sera. Un evento molto particolare, devo dire, non se ne vedono spesso in questa zona. Quanto è importante che ci siano questi eventi? È importantissimo, io voglio ringraziare difatti gli imprenditori che hanno messo in campo loro stessi per queste cose, perché sicuramente valorizzare i nostri prodotti, valorizzare le attività produttive che hanno sede su questo territorio è importante. Ha un significato di promuovere qualcosa di nuovo e di aggregante nel nostro territorio, con dei partner esclusivamente del nostro territorio, e vuole essere un primissimo tentativo, qui ne seguiranno altri, di offrire delle occasioni di convivialità, di divertimento. La popolazione a questi eventi risponde positivamente, si fa coinvolgere e questo è un bene un po' per tutti. Voi avete appena finito la gara, com'è andata? Bene, è andata molto bene, ci siamo trovati bene con gli elettrodomestici, con tutto, e ci sembra anche venuta meglio rispetto alle prove che avevamo fatto a casa. Perché avevate fatto le prove addirittura? Volevamo fare un gran figurone oggi, quindi siamo preparati. La prima è andata male, la seconda peggio, ma adesso secondo me otterremo grandi risultati. Studiamo in una scuola alberghiera e ci piace dilettarci in questo campo, e quindi siamo venuti a partecipare e siamo ben contenti di esserci, insomma. Com'è nata questa passione per la cucina? Ma fin da bambina io ho sempre cucinato, diciamo che seguivo mia zia, che lei ha sempre preparato magari ricette abbastanza laboriose, dolci, eccetera, e quindi è una cosa che ho fin da bambina. Cosa ti riesce meglio? La melanzana alla parmigiana. Dalle medie, diciamo, ho incominciato questa passione qua, e poi ho anche comunque dei parenti che hanno qualche ristorante, così, e quindi mi esercitavo. Ti hanno trasmesso un pochino anche la passione, immagino, no? Sì, esattamente. È una passione proprio che abbiamo scoperto di avere fin da quando eravamo piccoli. I primi anni di università, con pochi soldi in tasca, bisognava essere capaci di cucinare qualcosa di commestibile e con ingredienti veramente base. E pian piano sono diventato sempre più bravo, lo posso proprio dire, senza... Il piatto che ti riesce meglio? La pizza, ok, quindi abbiamo melanzana parmigiana e pizza, direi che siamo messi benissimo, perfetto. Cosa vi aspettate da questa giornata? Questa giornata mi aspetto, insomma, a parte di divertirmi, che è la prima cosa, perché non bisogna divertirsi sempre, poi comunque di fare una nuova esperienza e di cimentarmi nel campo della cucina, che è la cosa che mi piace di più. Come vi trovate tra voi due invece a cucinare? Beh, siamo complementari, io sono creativo e lei invece è precisa, io sporco dappertutto e lei pulisce. Direi che è perfetto, vi siete... esatto, non litigate quindi. All'inizio litigavamo molto, diciamo che negli anni siamo migliorati. Avete imparato a conoscervi, adesso perfetti. Esatto. Ah,
non è convinta, è così così ha detto, come mai? C'è molta tensione, cioè nel senso siamo competitivi. Siete competitivi, beh può far bene la competizione, no? Sì, la competizione può far bene, però magari due galli non possono stare nello stesso pollaio, diciamo. Non litigate oggi però, mi raccomando. No. Fate i bravi, mi raccomando. Non tiratevi delle uova addosso, insomma. No, ce ne sono poche, sono contate, quindi non possiamo sprecarle. Altrimenti le avrebbero fatto, attenzione, secondo me volevano dirci quello. Sono presenti tutti i nostri partner, la Cascina Carpini ci ha fornito il vino, CMC Finstral espone i suoi serramenti, Roca i suoi sanitari e quant'altro. Devo dire che questo stile di collaborazione fra diversi tipi di attività presenti sullo stesso territorio creano proprio una sinergia che lo valorizza in maniera esponenziale ed è quello di cui abbiamo bisogno in questi tempi. Per quanto riguarda la sua storia imprenditoriale, quali sono le sfide più grandi che ha dovuto affrontare e invece i successi, i traguardi, le soddisfazioni principali? La sfida più grande, se così la vogliamo chiamare, è quella con se stessi, perché reinventarsi da zero seguendo pura passione, puro istinto, un sogno se vuoi, è una grande sfida. Le soddisfazioni, le più grandi soddisfazioni sono che oggi i miei vini sono riconosciuti e richiesti in quasi tutto il mondo, in posti dove io non avrei mai neanche pensato prima, ed è il motivo per cui vengono richiesti che mi dà più soddisfazione, nel senso che quando sono partito io sembravo essere un po' fuori dalle righe, perché parlavo di fermentazioni spontanee, di mettere in bottiglia vini senza filtrazioni, senza stabilizzazioni, cose di questo tipo qua, ed erano ancora, parliamo di quasi 20 anni fa, no? E oggi il mercato, che ha una certa attenzione alla propria salute, apprezza. Io sono contento. Sono giudice per nella degustazione e l'attribuzione del punteggio ai piatti preparati. Tu sarai giurato, quali criteri seguirai per giudicare questi piatti? Il mio palato, che è assolutamente top, come Different Show Cooking e la SMEG, perché essendo un gourmet e non mangiando quasi mai in casa, ma cercando di girare i posti anche un pochino più assurdi come location, ma che mi sono indicati come ottima cucina, il mio palato non mi tradisce. Siamo nella fase assaggio con Ele Baiardi, uno dei giudici. Come sta andando? Direi molto bene. Stiamo assaggiando i brassadè, che sono queste ciambelle dure di Staghiglione, che è un piccolo paese arroccato sopra Casteggio, sì, dove la tradizione è proprio il brassadè. E poi l'offella, che invece è più spostata verso la Lomellina, mm-hmm, come ricetta tradizionale, famosissime quelle di Parona, Vigevano, eccetera, eccetera. Devo dire che sono buonissime. Vediamo i voti, se dice la verità. 3, 1, 2, 3. No, mi sembra che non dica la verità. Non è vero, sono buonissime, veramente. Anzi, guarda, vuoi un pezzo?